Tre corsi di laurea, tutti e tre diversi tra di loro e fortemente caratterizzati, perché abbiamo il corso di laurea a ciclo unico in architettura, un numero programmato con graduatoria nazionale che forma alla professione di architetto, la laurea triennale in operatore dei beni culturali con quattro curricula storico-artistico, archeologico, demo-etno-antropologico e quello relativo ai patrimoni storici, e poi il corso di laurea magistrale successivo alla triennale, che è in scienze del turismo e dei patrimoni culturali. Sono tutti corsi di laurea che introducono in un mercato del lavoro che è caratterizzato dal tema dei patrimoni culturali e in cui i nostri laureati potranno operare a partire dall'acquisizione di competenze ben precise. Per quanto riguarda architettura, ovviamente il primo sbocco è quello della professione libera. Per quanto riguarda gli altri due corsi di laurea, quello triennale in beni culturali e quello magistrale in scienze del turismo, il post laurea da un punto di vista del lavoro immediato è quello dell'autoimpresa. Per quanto riguarda il post laurea inteso come formazione, noi abbiamo un dottorato di ricerca in città e paesaggio, che è un dottorato tematico, trasversale, potremmo dire interdisciplinare, in cui studenti con qualsiasi tipo di laurea possono esercitare la loro pratica di ricerca, potendo avvalersi anche di competenze di settori disciplinari diversi, a volte anche lontani da quello di specifica competenza. Un terzo livello più specialistico è definito poi dalla scuola di specializzazione in beni archeologici, che è la struttura universitaria dell'Università della Basilicata più datata nella sede di Matera, in quanto è presente qui fin dal 1991 e che costituisce uno dei poli di eccellenza per la ricerca in campo umanistico nella sede dell'università in questa città. I punti di forza del Dipartimento credo che possano essere essenzialmente due. Il primo è la sua caratterizzazione fortemente interdisciplinare. Accanto alla interdisciplinarità, un altro punto di forza è l'apertura del nostro Dipartimento a collaborazioni con altri atenei. Abbiamo da poco sottoscritto un accordo con l'Università di Firenze finalizzato alla mobilità studentesca dei nostri studenti in beni culturali e degli studenti fiorentini reciprocamente. Peraltro stiamo per estendere questo accordo anche al corso di laurea in architettura. E poi l'internazionalizzazione. Il nostro dipartimento è collocato in una città come Matera, che è sito UNESCO, che è Capitale Europea della Cultura per il 2019 e che quindi ha una forte vocazione anch'essa all'incontro tra le culture. Se dovessi consigliare ad uno studente di iscriversi ad uno dei corsi del nostro dipartimento, gli direi: scegli uno dei nostri corsi se vuoi fare un'esperienza formativa che ti consenta di acquisire esperienze nel campo della creatività culturale
in un ambiente che è vocazionalmente predisposto alla conservazione, alla tutela, alla salvaguardia, alla valorizzazione dei beni architettonici, artistici, antropologici, ambientali, storici, e in un contesto che favorisce l'incontro tra culture diverse.